Konnichiwa e benvenuti qui nel canale, sono come sempre GiappoGamer e benvenuti quest'oggi qui su Space Cruiser per quanto riguarda l'appuntamento mensile retro gaming. Allora, Space Cruiser è uno sparatutto pubblicato da Taito nel lontano 1981. Allora, vediamo un po', abbiamo Original Mode, Caravan Mode. Ok, no, la gara a punti, ok, va bene. E prende, insomma, siamo chiamati ad assumere il ruolo di un capitano della navicella spaziale. Oh, cavolo. Porca la miseria. E vabbè, ma che cavolo. Prendi questa navicella spaziale e deve prendi pattugliare il cielo alla caccia agli alieni, ovviamente. Vabbè, ma che caspita. Dobbiamo intercettare i nemici, andare oltre la fascia degli asteroidi. Io sparo a caso. Quest'anno, ragazzi, è decisamente l'anno degli sparatutto. Ok, fatto fuori. Oh, e che caspita. Mamma mia, ragazzi, nell'81 io avevo 2 anni. 2 anni. Vabbè. Ok, game over. Siamo nel lontano anno 2100 d.C. Insomma, e 1900 punti, bene. Ah, vediamo un po' come si cambia. E vabbè, ABC, e vabbè. Vai così. Allora, punteggio. Oh, segna un punteggio elevato. 1900 punteggio elevato. Ottimo così, vai, trofeo argento. Allora, vuoi registrare il punteggio di una classifica? Ma sì, va. Provo a cambiare il nome. Allora, vediamo un po'. Torna alla schermata iniziale, decisamente sì. Queste serie Arcade Archivist riproducono in maniera fedele molti capolavori classici del passato. Allora, vediamo un po', andiamo High Score Mode. No, ok, allora Original Mode, dai. Original Mode, vediamo un po'. Allora, questi sono i tasti. L1, L2. Ok, tasti direzionali. Si spara con quadra. Ah, vabbè, ok. Anche con con X, vabbè, vediamo un po'. Eccoci qua. Insert coin. Mamma mia, ragazzi, è come stare in sala giochi, veramente. Ma nell'81, insomma, sfido. Dai, su, coraggio. Ok. 3, 2, 1, fire. Ok, parte la nostra navicella spaziale. Sullo sfondo una città che potrebbe ricordare anche New York. Vi ricordo anche che se si è appassionati di shooting, la serie di R-Type Final 2, che porto, che da un po' che non porto, che questo è ovviamente tutto il percorso da fare, quindi non va avanti ma solo sinistra e destra. Sparo così un po' a casaccio. Mamma mia, mamma mia. Ah, belli. Sì, che è sta palavazza. Fatemi beccare. Ok, andati. Bene, bene. 2300 punti, abbiamo già fatto un nuovo record. No, cazzarola, mi ha beccato. Vediamo un po', 2500 punti. Fatevi sotto. Sono velocissimi. Vi assicuro che per l'81 secondo me era molto difficile questo gioco, eh. Cazzarola, dai, fatemi beccare. Beccato. Cazzarola, m'hanno beccato. Porca pupazza. 2750. Ah, ma però rimango quei due, ok. Oppela. Uno, dai, rimane uno. No, cazzarola, mi ha beccato. Game over, porca. Però 2800 punti, high score. Vediamo un po', vediamo un po'. Ah, ma ricominciamo qua, fatto fuori, bene così. Ok, prima zona andata, bene. Degli asteroidi. E vabbè. Ok,
Ok, possiamo farli fuori. Mamma mia, sono veloci. Mamma mia. Bisogna evitare più che altro quello grande, gli asteroidi. Ok. Mamma mia. Velocissimi, velocissimi. Mamma mia, vai, abbiamo preso. Guadagniamo 3000 punti. Bene così, bene così. Non so se ci sia il platino, sinceramente, in questo videogioco. Di questa serie, veramente, che più retro gaming non si può. Questo è proprio un classicone di retro gaming, ragazzi, pubblicato dalla Taito, ovviamente giapponese, nel lontano 81. Vediamo un po', siamo fuori? Porca miseria, ma beccavo quello piccolo. 4050 punti. Oppela. Ok, diventa tutto rosso qua. Mamma mia, ancora veloce. Velocissimo. Cazzarola. 4510 punti. Game over, vabbè. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Però comunque è estremamente divertente, eh. Io comunque nell'81 avevo praticamente 3 anni. Cioè 2 anni in realtà. Ok, allora. Ah, poi se volessi cambiare lettera. Vabbè, ok. Registrare il numero del punteggio ottenuto dalla classifica? Sì, 4510 punti, cavolo. Ok, registra un punteggio. Yatta! Allora, vediamo un po' di andarci a vedere un attimo i trofei di questo videogioco. Eccoli qua. Allora, vediamo un po'. Non c'è, ok, quindi non c'è il platino. E vabbè. Registra un punteggio fatto, segna un punteggio elevato fatto, 3000 punti fatti, 5000 punti, 7000 punti. Highscore player, il punteggio della moda Highscore è stato inserito nella classifica online. Ok, quindi fondamentalmente 5000 punti, 7000 punti e questo high score. Vabbè, ok, non c'è il platino, ma va bene, ok. Va bene uguale, vediamo un po' per quanto riguarda questo episodone. Questo Space Cruiser. Cruiser o Chrysler, che poi un po' come pare a voi. Questo spara tutto, rente del 1881, ragazzi, mamma mia. Vai così, vai così, vai così. Ok, ovviamente ricominciamo. Sono, non so se 1, 2, 3, 4, non so quanti livelli sono. Forse 5, 6. Sta caspita di palla rossa. Fatemi beccare. Cazzarola, m'ha beccato, porca la miseria. Sta palla rossa maledetta. Uno sta a sinistra. Fatti beccare, maledetto. Ti pari coi razzi, eh. E avvicinati, cazzarola. Beccato, oh. Ci siete anche ancora voi, cazzarola. Oserei dire che per il tempo anche sono carine queste navicelle, eh. Considerati pochi pixel, insomma, potenzialmente. Non so se la macchina andasse a quanti bit andasse, forse a 8. Parlo di bit, non gigabyte o megabyte, eh. Tutto il videogioco mi pare che pesi 25 mega o 30 mega. Ne è rimasto uno. Infatti beccare. Dai, cercare di arrivare a 7000 punti, ok. Bene, bene, primo stage passato. Questi sono una cazzarola gli asteroidi. Game over, cavolo, cavolo. Ok, primamente ancora l'high score 4510. E vediamo un po', vediamo un po'. Un'altra run. Allora, vediamo un po'. Mi pare che i trofei fossero
5.000 e 7.000 se non vado errato. E di registrare un high score online. Vabbè, vediamo un po'. Ok, UFO Founder, l'ho trovato, ok. Attack and Destroy. Noi speriamo che non ci fosse un domani. Ok. Sta caspita di palla rossa maledetta. Oppela. Va che sono rimasti in due. Va che sono rimasti in due in uno. Sì! Bene così. Vai, fatevi sotto, brutti bastardi. È anche interessante comunque capire come si divertivano all'epoca, ovviamente per chi è nato, chi è relativamente giovane, insomma, può vedere un po' come uno videogiocava e si divertiva all'epoca, insomma, parlo nel 1881, insomma, 40 anni fa. Porca la miseria, sto caspi asteroide. 2820 punti, vediamo un po' di arare almeno a 5000. Beccato. Beccato. Oppela. Tocca, non so se evitare o sparare. Io ho tutte e due. Evito e sparo. Mamma mia. Mamma mia. Evitato. Zona rossa. Zona rossa. Cazzarola, tutte e due. 4.470. Manca una vita per superare il record. Slip zone, sì, slip zone. Zona rossa. Cazzarola, m'ha beccato. 4.870. Comunque, cavolo, mi sono avvicinato. Comunque, nuovo record, bene così, bene così. Nuovo record. Ok, dai, ok. Vabbè, scriviamo quello che scriviamo, quello che è. Vuoi registrare il punteggio di uno nella classifica? Ma sì, va. Registriamo 4.870 vicino ai 5.000 punti. Vediamo un po', altra run. Fire! E vediamo un po' di arrivare a 5.000 punti. A 7.000 non lo so sinceramente se ci arrivo, a dirvela tutta, però magari a 5.000 sì. UFO Found, Attack and Destroy. Ricordo che quest'anno, ragazzi, è l'anno degli shooting, sicuramente, indubbiamente. E che caspita sta palla rossa maledetta. E vabbè, però, cazzarola. C'è la nave UFO maggiore. C'è la nave madre UFO che prima si fa fuori. Eccola, è meglio, ecco, bene. Game over, prende subito. 750 high score. Vabbè, okay, abbiamo fatto poco in questa run. E ripartiamo. Comunque vi ripeto che per quell'anno, 1881, insomma, era un anno, era tanta roba per l'epoca, insomma, per le sale giochi, per le sale arcade giapponesi. Non so se c'era anche in Italia questo videogioco, sinceramente non lo so. Però per l'epoca era tanta roba.
questa volta evitiamo. Vai così, fatta fuori. No, è ritornata la nave madre. Fatta fuori stavolta. Fatevi beccare, maledetti. Ok, beccati. Beccato. Beccato. Ne mancano due. Cazzarola, ma beccato. Ma ne rimane solamente uno, tu stai? Beccato subito, ok. Però rimangono due vite. Dunque, già escludi 3050. Ok. Questa zona degli asteroidi. Porca la miseriaccia, boia. M'hanno beccato, beviamo un po'. Beccato. Un po' evito, un po' sparo. Cazzarola, non ho fatto in tempo. Porca la miseriaccia boia. 3750. No, non va, ricalcolo. Ok. Credit 3, vediamo un po' di superare sta zona. Girare a 5000 crediti. Vediamo un po' se gliela faccio. Ok, adesso cambia zona. Zona blu, celeste, tutti i colori. Porca la miseria, vai così. Questo tra un po' si butteranno da destra a sinistra. Eccala. 4510 punti. Bene, bene. Beccati, beccati. Beccato. 4670. Sì, 5090. Bene così, vai così. Trofeo argento, 5000 punti. Vediamo un po' se arriviamo a 7000 a sto punto. Boss fight. Boss fight. Super UFO, super UFO. Becca di questo, così, così. Vai, vai, accusa, accusa. Che caspita, però ci è venuto addosso. Porca la miseria. 5390. Due docking fast. Si avvicina sempre più. Vediamo un po', ma se lo superiamo di qua così. 5600. Non è si bugga tipo sto gioco, no? Si è buggato? Forse sì, chi lo sa, vediamo un po', no? Però se ne va, se ne va. Ok, ritorna indietro. No, non si è buggato, no. Ok, abbiamo superato, ok. Forse è andati al... al penultimo stage, probabilmente, forse. Oppe, l'ha fatto fuori. Che caspita so, tipo dei granchi. Mortacci vostri. Ok, fatti fuori. Fatti fuori, sì! Sì, 1700 punti, buoni tutti. Che siamo vicini ai 7000. Cazzarola. 7290, vai così, vai così. 7000 punti, nuovo record. 7290, bene così. Bene così. Però vorrei segnarlo come... Ok, andiamo avanti, 1290 punti, vediamo un po'. Peccato che non c'è il platino, cazzarola, vabbè. Fatti fuori. Ok, dai, siamo enemy basis in range, ok.
forse al boss finale. Porca la miseria. Sempre più veloci sti alieni bastardi. Fatto fuori. Fatto fuori. E fatti beccare. E si butta il missile che ti pare a te. E si spara come te pare. Che caspita spara? Che caspita raggio è? Raggio della morte, cazzarola. Ma che sei, la morte nera? Abbiamo addosso, va. UFO 12. Quindi abbiamo 12 UFO, dobbiamo combattere 12 UFO, vediamo un po'. Cioè farne fuori 12. Ok, 11, ok, ok, bene, sì, quindi è andato a scalare. Fatto fuori. Fatto fuori, ne mancano 6. Che caspita butta quello? Dai, ne mancano 2. Ne manca 1. Sì! Cazzarola, 10.000 punti, buoni così, buoni così. Quella è caspita, è veramente la morte nera, cazzarola. Porca la miseria, mi hanno rifatto fuori. Game over, cavolo. 10.419 punti, ottimi. Allora, vuoi registrare i punteggi ottenuti nella classifica? Assolutamente sì. Ok, ma ok, vediamo un po'. Impostazioni di display, impostazioni di gioco, manuale, classifica online. Torna alla schermata iniziale. Ok, high score mode, vediamo un po'. Salvaggi intermedi. Vediamo un po', forse mi rimane l'ultimo. L'ultimo trofeo da sbloccare, vediamo un po'. Perché questa parte qua non l'abbiamo fatta, quindi è probabile questa palla rossa mai scocciato. Ok, ci sono loro i bianchi. Acci vostri e vabbè. Dai che ne mancano 2, dai che ne mancano 2. Fatti beccare, fatti beccare. Maledetto. Cavolo, cavolo. 2600 punti. Beccato, ok. Poi si vista la zona degli asteroidi. Poi abbiamo solamente un credit. Fatto fuori, bene, fatti fuori. Ma non peccato. Game over. Ok, vediamo un po'. 3140 punti. Vai, mettiamo tutte quante A, tanto non so come cambiare il nella classifica. Beh, direi assolutamente sì. Sì, high score player, bene così. Riavviare il gioco, tornare alla schermata iniziale. Ok, quindi ho preso fondamentalmente tutti quanti i trofei. Vediamo un po' di andarli a vedere.
Eccolo qua, 100%, bene, 2 ori, 3 argenti e un bronzo. Eccoli qua, bene, perché non ci sia platino? Vabbè, pazienza. E torniamo a, ecco qua, la schermata iniziale, questo Space Cruiser. Per quanto riguarda gli arcade archivis, per quanto riguarda questo episodio retro gaming, che più non si può veramente, del 1981, ragazzi, mamma mia, così si videogiocava all'epoca. E allora, se vi è piaciuto questo episodio retro gaming, vi lasciarmi più like possibile, commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguitemi nei vari social, poi con sempre essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale, Telegram. Vado a scrivere GiappoGamer, trovate agevolmente. In più vi ricordo anche di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per non perdervi nessun video in uscita quotidiana. E infine vi ricordo il mio blog su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie di videogiochi che riscontro a termine sul canale. Lo potete seguire al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui. Vi abbraccio forte dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!